Buona. Allora, dovevamo stare a casa. Siamo venuti e intanto chi non c'è ha sempre colpa, giusto? Esatto. Come dice il vecchio adagio, chi non c'è ha sempre colpa. Detto questo, magari chi non c'è è a casa sereno e noi invece qua magari che so cosa ci succede, però... Comunque dopo un pranzo alla Sevra, fare la cobra, fare oli, compagnia briscola, cioè, bisognava tante dita di pranzo. Davvero? Davvero? Abbiamo un giovane Matteo davanti a noi, andiamo di cobra. Diciamo che nonostante la pioggia il terreno è ottimo. Dacci dei gas, dacci dei gas. Via! Vai pure, ci sono, eh? Ok, grande, grande Luke. Sbagli strada, non conosci i nomi dei sentieri, che no. Cosa fai buono a fare? Io. Non si chiama fare oli, hanno detto. No? No? No, questa è la Fenice. Secondo me ti puoi mettere il culo. Andiamo? Quando a volte c'era il salto, l'hanno tolto, che peccato. Vai Milo! Sì, però non rilanciare in salita che muoio, cioè. E c'è il motore. Figo. Thank you.
Ehi, continua a pedalare. E niente. Ah, questo! Sì, sì, quello che è, quello giù in discesa. Questo. Attenzione, laghetto alla vostra sinistra, mentre Mino va errando per i boschi come un capriolo in cerca di una sua identità. Frasche di castagno a gogo. Siamo qua, eh? Il finale è carino. Con l'arco di lì si può scendere. Oh! Possiamo? Cosa? Andare? Vabbè, fa andare, va lì quel bidone lì. Oh!
Occhio al ramo!